Ma noi veramente dovremmo essere tutto il giorno qua perché ci sono sbarchi continui. Siccome da ieri a oggi già ne sono arrivati 1000, se permette siamo proprio stanchi, no? Tra l'altro oggi sabato ci sono i trasferimenti, diciamo il cambio dei turisti, e non vogliamo che si veda tutta questa situazione. E quindi di conseguenza vogliamo far sapere al governo che il fenomeno non si è fermato, che ci sono sbarchi continui e nessuno fa nulla per fermare questo fenomeno. Avete visto gli sbarchi aumentare? Certo, sono aumentati tantissimo. Le dico che da ieri a oggi ce ne sono 1000, sono arrivate 1000 persone. Non so se lei era qua poco fa e ha visto i trasferimenti di 6 pulmini che hanno fatto la spola dal Molo Favaloro al centro di accoglienza. E quindi tutto questo fenomeno si racchiude in una sola frase, che è quella di scafisti. Anche questo governo è complice degli scafisti, perché se no non è possibile una situazione del genere, soprattutto con quello che è avvenuto con la pandemia che c'è stata. Cioè, non è che i turisti o le persone debbano indossare la mascherina e quant'altro, debbano prendere tutte le precauzioni e poi questa gente entra indisturbata, diciamo così, tranquillamente. Ed è veramente vergognoso. Quando governa la sinistra gli sbarchi aumentano di gran lunga, perché evidentemente hanno interessi sia con le ONG che con questi trafficanti, con questi criminali, hanno interesse di far arrivare queste persone. E allora Riccardo Stella manda un messaggio. No, allora noi auspichiamo in futuro che col governo di centrodestra, Salvini e il centrodestra, questo fenomeno finisca completamente. Noi, i lampedusani, vogliono la chiusura immediata del centro di accoglienza. Cioè, loro non debbono programmare il fenomeno futuro, loro debbono programmare il blocco totale di questo fenomeno. Ci sono tanti modi. Intanto va bloccato tutto il fenomeno a monte, si debbono fare gli accordi seri con questi paesi e ci vogliono delle navi militari serie da contrasto, perché in questo momento noi abbiamo delle navi che sono delle croce rossine, cioè non sono navi da contrasto. Ecco, noi abbiamo bisogno, i trafficanti di carne umana debbono sapere che c'è un contrasto serio nel nostro paese. Invece i trafficanti, questi criminali, le mafie, tutto quello che gestisce questo fenomeno, sanno che praticamente non è un problema, possono fare imbarcare chiunque. Mettiamo che non ci arriva sopra di carta oggi. Dimmi se riesce a entrare.